Salve a tutti da Winterfest, rieccoci a un altro video del Fantacalcio, questa volta Fantacalcio a 500 crediti, sempre Lega Fantagazzetta come app, e regole invece modificatori di difesa, ci sta, un po' meno punti rispetto a quello standard, solo 4 fasce, ci sono più 1, più 2, più 3, più 4, più o meno ogni 0,3 di differenza. E l'imbattibilità del portiere, queste sono le uniche regole che ci sono di questo fantacalcio rispetto all'altro che ne ha molte di più tra modificatori, fattore campo e molte altre cose. Ho cercato di fare quello fantacalcio di cui faccio il presidente, questo sono ospite, diciamo, quindi non ho gestito io le regole iniziali. Però queste sono le regole di questo fantacalcio. 500 crediti, 25 giocatori, direi di partire subito con questa asta che l'ho fatta domenica, quindi domenica 8, e quindi un po' più tardi. L'altra l'avevo fatta domenica 1 settembre, quindi era appena iniziato, cioè era appena finito il mercato, è iniziata la sosta dei nazionali. Invece qui a metà, direi di iniziare. Allora, come al solito, porta questa volta secondo me un pelino meglio, infatti ci ho speso un po' di più, ho speso 37 crediti in totale, e ovviamente non ho puntato a un big, anche se qualcuno tipo Meret e Maignan lo potevo prendere perché Maignan è andato via a 29 e Meret è andato via a 34, quindi alla fine potevano essere presi rispetto allo standard per cui l'ho preso, ma avevo già preso Skorupski, e infatti spoiler, il primo che ho preso è Skorupski a 13, quando sono usciti Meret e Maignan avevo già preso Skorupski a 13, quindi non volevo spendere tantissimo per gli altri portiere. E quindi sì, di nuovo Skorupski, l'ho già spiegato nell'altro video, se non l'avete visto andatelo a recuperare. E il perché è un portiere comunque a cui punto tanto. È un portiere che mi piace e che comunque il suo lo fa sempre. Poi a questo giro ho puntato a Carnesecchi dell'Atalanta, altro portiere che mi piaceva, ma l'altro Fanta era andato a tanto. E anche qui l'ho preso a 21, quindi sommati sono 34, tutte e due. E niente, quindi secondo me già così è una buonissima porta Atalanta e Bologna, tranquillamente. Però non mi sono fermato qui, perché francamente ho detto, vabbè, c'ho 34, piuttosto che prendermi Rui Patricio, che non me lo voglio prendere, ho puntato a un altro portiere. Ho deciso di prendermi, visto che era ancora libero, Okoye dell'Udinese. Solo che l'avevo provato a prendere a uno, me l'hanno alzato a due, ho fatto tre, me lo sono preso a tre. Ovviamente se avessero fatto 4 l'avrei lasciato, Però mi sono preso poi a 3 perché ho detto l'anno scorso in questo fantacalcio con tre portieri, De Gregorio, Skorupski e Silvestri, ci ho vinto il fantacalcio, quindi voglio di nuovo tre portieri qua, non me ne bastano due, quindi non sono mai abbastanza. E quindi con 37 crediti mi sono fatto la porta abbastanza tranquilla, ecco, sono stato uno di quelli che ha speso a metà, diciamo, né troppo poco né tanto. Difesa, allora la difesa secondo me è il reparto più debole della mia rosa, più che altro perché i prezzi di alcuni stavano andando veramente a cose spropositate, cioè Di Marco 41, De Hernandez 39, sì c'è il modificatore di difesa, io lo capisco, Bellanova a 30, Cambiaso a 28, stava andando veramente tantissimi a troppo, cioè io non ci volevo spendere così tanto perché poi col centrocampo attacco rimanevo con veramente con pochissimi crediti. Vero che sono 500, però io sono un po' parsimonioso in questo senso. L'anno scorso pure con una cinquantina di crediti, una sessantina di crediti, mi ero fatto un'ottima difesa e miravo a fare la stessa cosa qui. Allora, anche qui ho preso Beukema a 3 questa volta, perché l'ho chiamato presto, quindi me l'hanno provato a stare, ho fatto 3 e me lo sono tenuto, che è sempre un centrale titolare del Bologna, che a me non dispiace. Poi Romagnoli a 5, sembra la sta di prima. Romagnoli a 5, l'ho già spiegato sempre nell'altro video. Romagnoli è sempre un difensore affidabile, quindi io ci punto poi qualche gol, lo fa. E quindi è un giocatore che mi piace. Poi ho cercato di iniziare a prendere anche qualche esterno, anche se i principali esterni l'ho presi alla fine dell'asta. Ho preso Carlos Augusto a 9, ci punto tanto su di lui. A 9, secondo me è un rischio che posso assumermi. L'anno scorso non ha fatto praticamente nemmeno un gol e nemmeno bonus praticamente ha portato. E a 9 secondo me è una buona scommessa, sempre per il fatto che Di Marco è un giocatore che gioca 60 minuti. Quindi gli altri 30, se sono partite che non si devono risolvere, qualche bonus lo può portare. Cioè quel giocatore che metti sempre, se entra bene, se non entra ok, vabbè, me ne entrerà qualcun altro. Quindi
E quindi a 9 secondo me vale la pena. Poi mi sono preso l'ultimo top che era rimasto perché francamente me l'ero stancato e ne volevo prendere uno e l'ho tirato fino a che non me lo sono preso. Ho preso bastoni a 27 che secondo me è un'enormità, però era l'ultimo rimasto, non potevo fare una difesa, francamente non mi piace fare la difesa a basso costo, ma fino a una certa, ecco, non volevo fare una difesa così, volevo fare comunque dei nomi che potevano essere affidabili, e Bastoni assolutamente è uno dei più affidabili in circolazione, porta anche qualche bonus, quindi me lo sono accaparrato. Poi ho preso Hummels a 5, pagato un po' tanto secondo me per le partite che giocherà, perché secondo me non ne giocherà tantissime, soprattutto in campionato, però comunque è un difensore internazionale, cioè l'anno scorso è stato il migliore in campo in semifinale di Champions, quindi è un difensore che la differenza te la può fare. Vedremo come si adatterà al calcio italiano, però a 5, secondo me, può valere qualcosa. Può valere anche perché i gol spesso li fa, quindi non è sicuramente scarso da quel punto di vista. E poi ho preso tre terzini a 1 perché veramente non era rimasto moltissimo e centrali non ne volevo più e quindi ho cercato di prendere i più terzini possibili. Ho preso Sergi Roberto del Como a 1, una scommessa più che altro perché ovviamente dipende il Como come andrà, però comunque è un giocatore che ha giocato in Barcellona. Se spera sia un minimo forte. Poi ho preso Emerson Royal del Milan. Questo me lo sono veramente. Non lo volevo prendere, però ho detto fai puta caso, il Milan inizia a giocare a pallone. Non credo che giocherà Calabria, quindi me lo prendo e vediamo che succede. Al limite lo svincolo a gennaio. E a 1 mi sono preso Emerson Royal. E per ultimo, uno che secondo me giocherà sempre e è abbastanza affidabile, Koulibaly del Parma, il terzino del Parma, a 1 pure lui. Volevo questi tre terzini, c'era anche Danilo ancora in circolazione, ma proprio per il fatto che avevo già quattro centrali, non ne volevo un altro, ho preso Koulibaly, ho detto vabbè, lo butto là, poi è proprio quel giocatore, l'ottavo difensore, lui e Sergi Roberto sono i due giocatori che proprio non metterò se proprio non c'ho emergenza. Quindi l'ho lasciato lì così, li terrò e vedremo cosa succederà. Passiamo al centrocampo, e intanto io sono stato quello che ha speso di meno per la difesa, 52 crediti ho speso per tutta sta difesa, che è pochissimo rispetto ad altri che hanno speso, uno ha speso 95, si è preso Bremer, Gosens e Buongiorno, però ha speso 95 crediti in totale, cioè 25, 26 e 22 per tutte e tre, secondo me è tanto. Poi ognuno fa le scelte ovviamente, poi vedremo a fine anno chi ha ragione. Io non sono uno che però spende così tanto agli inizi. A centrocampo invece, a centrocampo, secondo me ho fatto un gran centrocampo. Per qualcuno ho speso tanto, però ci sta. Cioè, ho manco speso tantissimo rispetto a altri. Perché tanti hanno speso veramente un'enormità, eh. Gente 160, qua vedo 130. Io ho speso 110, sono stato il terzo che ha speso di meno. E secondo me ho fatto un gran centrocampo. Però adesso ve lo elenco e lo direte anche voi se vorrete nei commenti. Allora, a parte, prima voglio fare una cosa sui prezzi. Pulisic è arrivato a 66, per me, vabbè, cioè, ok che gioca in attacco, però, cioè, mi prendo un attaccante vero a 66. Çalhanoğlu a 57, io non credo che all'Inter daranno tutti sti rigori come gli hanno dato l'anno scorso. Zaccagni a 67, cioè, per me sono tante cifre. Barella a 39, Orsolini a 40, che ci può pure sta. Però Samardžić a 34, Chukwueze a 28, cioè per me era una cifra bestiale. Io ho preso alcuni a quelle cifre alte perché veramente erano gli ultimi rimasti e volevo prendermeli per avere almeno un centrocampo competitivo. Quindi ho preso in primis Frattesi a 13, che secondo me il suo lo fa sempre, l'ha fatto vedere anche adesso in nazionale, vedremo adesso con l'Inter. Poi scommessa più che altro perché toccherà vedere quando ritornerà. Ho preso Ferguson a 12, è tantissimo, perché io volevo prendere al massimo 5, però ho detto lo voglio, perché secondo me questo, quando torna fa lo sfracello, e contate Fabian è andato a 27. E Ferguson a 12 è una cifra, però l'ho voluto fortemente, quindi me lo sono preso, sperando che torni il prima possibile. Poi Pellegrini, di nuovo, a 28. È a 28 secondo me rispetto a un, non lo so, a un Chukwueze ce può sta, perché non so chi farà più bonus tra i due, vedremo. E stavo pagati uguale. E poi
preso Zaniolo a 11, che questa è una scommessa ovviamente perché vedremo se tornerà dagli infortuni, ma se torna agli infortuni secondo me il posto a Brescianini o chi che sia, Pasalic, glielo prende tranquillamente. E poi Reinders del Milan a 17, che secondo me qua è tanto, però lo volevo un altro centrocampista del Milan. E dopo aver preso un difensore lo volevo, quindi ho cercato di differenziare il più possibile, ovviamente per avere più squadre possibili. E sono contento comunque già così è un bel centrocampo. Poi Ederson, e questo ho pagato una cifra, ma anche lui lo volevo tanto. A 27 era l'ultimo top rimasto, questo garanzia di buoni voti fissa praticamente e porta anche tanti bonus. E quindi già questo centrocampo per me, Frattesi, Ferguson, Pellegrini, Zaniolo, Reinders e Ederson, per me è un gran centrocampo. Poi ognuno dica quel che vuole, però per me è un gran centrocampo. E poi per arricchire a uno ho preso Rui del Verona, centrocampista offensivo, e Nico Paz, che sto giro non sono riuscito a prendere del Como, che se esplode secondo me sarà la vera rivelazione della Serie A, se esplode, se no rimarrà un sogno così. Però lì mi devo svincolare a gennaio, centrocampisti titolari ce l'ho, non è quello il problema. Poi in attacco avevo una fracca dei crediti, in teoria, ce n'avevo veramente tanti. C'avevo 300 euro, quello con più crediti, solo che alcuni sono arrivati a prezzi troppo, e se prendevo quello là, poi dopo non avrei preso più nessuno. Quindi non volevo fare un attacco a due e poi tutti gli altri a uno. E quindi ho cercato di fare il solito attacco a due, di che se esplodono, esplodono come l'anno scorso. Io l'anno scorso ho vinto il campionato con Dybala, Scamacca e Zapata, con questi tre. E se esplodevano Scamacca e Zapata, come è stato, stravincevo. E se invece non facevano 6-7 gol a testa, ovviamente non avrei vinto così tante partite. Quindi ho preso Dybala 88, e forse pagato un po' tanto, però ripeto, per Dybala c'è un debole. Poi ho preso, era uno degli ultimi rimasti potenzialmente, c'era ancora Kvaratskhelia, però sapevo che sarebbe andata a molto di più, e c'erano lì già, per il fatto che avevo preso Dybala, un paio di persone che avevano più crediti di me, quindi pensavo che Kvaratskhelia prendevano loro. Ho preso Leao a 103, che secondo me ci può stare, vedremo, vedremo, speriamo non faccia come l'anno scorso. Poi Luvumbo a 2, onesto, attaccante titolare del Cagliari, è uno di quelli che fa più bonus là in mezzo, quindi si spera faccia bene. Poi Taremi, che anche qui è un giocatore che volevo fortemente, a 13 l'ho preso, quindi son contento. È l'unica punta praticamente che ho fissa, perché gli altri sono tutti o trequartisti o esterni d'attacco, ovviamente ali. Quindi Dybala, Leao, Luvumbo, Taremi, poi c'è Adams a 27. Anche perché non è che era rimasto molto altro, De Ketelaere, volevo prendere pure De Ketelaere, però c'era uno che aveva più crediti di me e io sono arrivato al massimo, ero arrivato a Taremi, contate, e come quinto attaccante volevo De Ketelaere e invece non ce l'ho fatta perché appunto c'aveva più crediti di me, l'ha preso lui, e a 69, contate, secondo me è tantissimo, e poi alla fine ho preso Dia a 5. Di nuovo, puntandoci forte, che se puta caso dovesse giocare titolare come punta, c'ho la punta della Lazio. E niente, quindi sono avanzati 63 crediti, che sono tantissimi. E diciamo quei crediti che non ho speso prima, o che magari potevo spendere per un altro attaccante, però contate che appunto molti sono andati a tanto, cioè 170, stiamo a parlare, 170. Quindi se avessi preso uno di quelli dopo Dybala, praticamente mi rimanevano 10 crediti. E non so chi altro ci aveva preso, quindi magari prendevo Lukaku, facciamo un esempio, e poi Lukaku Dybala, per carità di Dio, fortissima, ma poi facevo tutta una squadra 1. Infatti uno si è fatto Lautaro e Morata, che per carità è licitissima, però poi c'è Nosling, Colombo, Banda e Okafor, quindi o giochi 4-4-2 o vedi tu. Cioè più che altro quello è, e io volevo cercare un attacco a 3 invece, quindi spendere un po' meno crediti. Quindi vedremo, vedremo se il gioco è stato buono. Però c'è da dire una notizia positiva, che anche l'anno scorso, quando ho vinto lo scudetto, mi erano rimasti 60 crediti, una sessantina di crediti. E quindi speriamo, ne sono, che valgano la pena, valga la pena questa scelta. E niente, se vi è piaciuto il video, commentate, lasciate like, come vi pare. Un saluto da Winterfest e ci vediamo alla prossima.